Voi non avete idea di quanto sia potente la Jetson Nano. Infatti sono andato avanti, ho installato il sistema operativo e l'ho un po' testato e ragazzi ci ha messo un minuto se non due per installarlo. 6 GB di sistema operativo. Quest'oggi infatti vi andrò a spiegare come installare il sistema operativo sulla Jetson Nano, quali sistemi operativi ci sono e successivamente vi darò indicazioni ad esempio sulla scheda SD da acquistare ed eventuali problemi con il wifi. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di iscrivervi perché purtroppo come vedete qui sono in pochi quelli che effettivamente si sono iscritti ma sono tanti quelli che lo stesso guardano i nostri video, quindi iscrivetevi, lasciate un like al video e attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche. Bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, come vedete ho stampato in 3D un case per la Jetson Nano. È molto comodo se la dovete usare in modalità desktop e successivamente qui sul posteriore sono andato a inserire la scheda SD. La scheda SD, come vedete, è plug and play, adesso non so come si chiama, comunque si estrae e si inserisce molto facilmente. È una Samsung da 128 GB. Questa schedina SD qui l'ho studiata abbastanza, nel senso che sono andato a cercare una scheda SD con prestazioni al limite rispetto a quelle supportate dalla Jetson Nano. Quindi questa qui ha 100 MB in lettura e 60 MB in scrittura, ovviamente al secondo. In questo modo infatti sono riuscito a notare delle prestazioni veramente molto soddisfacenti una volta installato il sistema operativo. Come ho detto nella puntata precedente, la Jetson supporta dai 16 GB in su e 128, 256 dovrebbero andare bene. 128 sicuramente perché io ce li ho qui. Ora, un problema che ho notato e che sarà di vostro interesse se la volete acquistare è il wifi. Infatti se andiamo a svitare quelle due viti qui di fianco al dissipatore, andiamo ad aprire le levette, andiamo ad estrarre l'attacco simile a quello M2 un po' più grande, rimuovendo il processore notiamo che al di sotto c'è una presa M2. Questa presa non è per un disco ma semplicemente è l'attacco per il wifi e come potete vedere il wifi non c'è. Quindi nel caso in cui vi servisse un modulo wifi potete trovarlo sia nella nostra lista Amazon dedicata alla Jetson oppure potete andarlo a rimuovere da un vecchio portatile. Di solito hanno questi moduli wifi. Quindi direi che abbiamo detto tutto, passiamo all'installazione del sistema operativo. Ed eccoci qui, quindi come prima cosa dirigetevi a questo link che vi ho lasciato in descrizione e qui trovate tutte le informazioni di cui vi ho parlato nell'episodio precedente. Se non l'avete visto andatelo a vedere. Come prima cosa ci serve un alimentatore 5V 2A, potete usare quelli del telefono, l'importante è che andate a guardare sopra siano 5V 2A e potete utilizzare anche l'attacco USB di tipo B, quindi la generazione precedente degli USB-C. Nvidia ovviamente consiglia questo alimentatore dell'Adafruit, ma secondo me è uno spreco di soldi se avete già un alimentatore 5V 2A. Successivamente consigliano di utilizzare una scheda 32 GB UHS-1, l'importante è che sia UHS-1, poi il minimo è 16 GB, loro consigliano 32 perché i progetti eventualmente possono essere grandi e magari avete necessità di ampliare la memoria. In ogni caso, se riuscite io vi consiglio 64 o 128, così andate sul sicuro. Successivamente andiamo qui, per scaricare il sistema operativo dovete cliccare su questo link, eventualmente ve lo lascio in descrizione, poi semplicemente con Rufus o qualsiasi altro imager andate semplicemente a installare il sistema operativo sulla scheda SD. Questa operazione ormai l'abbiamo mostrata in tutti i video di Raspberry, sicuramente lo sapete fare anche voi, quindi la saltiamo per evitare di perdere tempo. Poi per il setup e il first boot semplicemente, come vedete da questa piccola animazione, potete collegare ovviamente l'HDMI, le porte USB di tastiera e mouse e alimentare appunto come ho detto prima la Jetson tramite USB di tipo B. Qui vedete che la scheda
SSD va posta sul retro con la parte dei loghi e le immagini rivolta verso il basso. Infine, questo è come sarà il sistema operativo. L'installazione è una classica installazione di Ubuntu, quindi anche lì potete fare in autonomia. Infine, i passaggi successivi qui vi mostra che ci sono un sacco di occasioni per riuscire a imparare l'intelligenza artificiale applicata alla Jetson Nano. Sul sito dell'NVIDIA trovate un sacco di corsi, un sacco di informazioni. Purtroppo, come ho detto nella puntata precedente, in italiano non ci sono video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale perché noi ne porteremo davvero tanti. Come ho detto prima, eviterò anche di mostrarvi l'installazione del sistema operativo perché, insomma, l'avete già vista nei nostri video precedenti dove prepariamo, ad esempio, Raspberry a Raspbian o altri vari sistemi operativi. È una classica installazione di Ubuntu e noterete che è velocissima. E passeremo direttamente al nostro sistema operativo Ubuntu montato sulla Nvidia. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessun software per registrare lo schermo sulla Jetson Nano e quindi utilizzerò la telecamera. Invincible. Sarà un po' scomodo parlarvi alla telecamera, comunque avete visto, non ho tagliato niente, è velocissimo a fare il boot. Ora non so perché fa questa schermata, successivamente apre il desktop. Come ho detto prima, io sono andato a collegarmi via Ethernet, comunque il sistema operativo è questo. Le impostazioni potete trovarle qui comodamente e per il display, visto che ci ha dato un attimino di problemi adesso, potete andare a cambiare la dimensione degli elementi, se avete un display grande oppure piccolo. In teoria dovrebbe supportare il Full HD, si vede che in questo momento non lo vuole supportare, perché la scorsa volta, quando ho fatto l'installazione del sistema operativo, andava benissimo. Nelle impostazioni trovate tante cose, la rete internet è questa. Nel caso abbiate un modulo wifi potete aprire la connessione wifi all'interno di questo pannello e andare a configurare il wifi. Io purtroppo non ce l'ho, come avete visto, il modulo, e quindi vado via ethernet. Sicuramente troverò un modo per installare il wifi. Successivamente vi faccio notare un'altra cosa: se andate qui ci sono diverse impostazioni utili che ora vi mostrerò. Innanzitutto apriamo USB Dev Mode. In sostanza, andando a impostare questa configurazione, utilizziamo la Tegra, ovvero la nostra scheda, la USB di flashing, per comportarsi come un dispositivo USB e implementare differenti protocolli. Per le istruzioni le trovate tutte qui. Ad esempio qui vi mostro come utilizzare anche SSH. Ci sono un sacco di informazioni utili e questo è il primo file di configurazione. Il secondo file è quello dedicato a VNC, se volete il desktop remoto, e semplicemente dovete andare a configurare la Jetson Nano con i vari comandi che vi dice qui, quindi enable the VNC server, e successivamente inserire alcune linee di codice per modificare le impostazioni sullo schermo. Ora voi vedete male probabilmente, però qui ci sono le varie impostazioni e l'ultimo è il file di impostazione del wifi. Infine, come qualsiasi sistema operativo Ubuntu, c'è lo store, quindi se andiamo qui dove troviamo tutti i vari le varie applicazioni all'interno del sistema operativo, vedete che qui c'è anche già LibreOffice se volete utilizzarlo come computer desktop. Io eventualmente ve lo consiglio perché, insomma, come scheda è veramente veloce. E all'interno di questa pagina potete trovare vari software. Purtroppo
Ad esempio io OBS, che lo utilizzo per registrare, non l'ho trovato. Andando in games non penso che ci sia neanche Minecraft per i ragazzi eventualmente che vogliono giocarci. In ogni caso ci sono un sacco di applicazioni, classiche applicazioni Ubuntu, quindi non aspettatevi uno store come quello di Windows. Ora, quello che ci rimane da fare se vogliamo andare a impostare il nostro ambiente per lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, robotica, eccetera eccetera, e creare un ambiente virtuale in Python. Questo eventualmente lo vedremo in un prossimo video. Semplicemente vi dico che dovete scrivere da linea di comando sudo apt-get install virtualenv e successivamente andremo ad impostare l'ambiente virtuale. Ora, questo ci sto lavorando perché ho avuto alcuni problemi, ad esempio installare OpenCV, ci sono dei giri strani da fare, e quindi una volta risolti tutti i problemi vi andrò a mostrare come si fa a preparare l'ambiente virtuale di sviluppo in Python. Questa volta non voglio utilizzare né Anaconda né PyCharm, perché diciamo che mi voglio complicare un pochino la vita. Voi eventualmente potete farlo senza problemi, in teoria dovrebbe essere supportato. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Lasciate assolutamente un like, iscrivetevi al canale perché molti guardano i video e non sono iscritti, e attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche. Per qualsiasi domanda scrivete qui sotto nei commenti, condividete questo video e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!